Ciao ragazzi, buon lunedì e bentornati a una nuova lezione di basso in pillole, a un nuovo brano della playlist Come suonare. Il brano che vi propongo oggi è il brano di una band fantastica, eccezionale, parliamo degli Earth, Wind & Fire, e il brano è September, che è contenuto nella loro prima raccolta che è The Best of Earth, Wind & Fire, volume 1 del 78. Il bassista, naturalmente, è lo storico fondatore, insieme al fratello, Verdi, no Verdi, non so esattamente come si pronuncia, White, chiamiamolo Mr. White. Teniamo presente che il brano September viene collocato all'ottava posizione della Billboard Hot 100, quindi uno comunque dei brani più influenti nel panorama, diciamo, musicale mondiale, secondo appunto la rivista Billboard. E naturalmente ha delle caratteristiche molto interessanti che mi faceva piacere, diciamo, approfondire insieme. Un'ulteriore parola la spendiamo su Mr. White, che praticamente è insieme agli Earth, Wind & Fire, ha vinto 6 Grammy e ottenuto, penso, 17, 16, 17 nomination, quindi comunque una carriera stellare. È un bassista che ha fatto del groove la sua, diciamo, missione, quindi un bassista molto groovoso, e gli va riconosciuto che ha una caratteristica, diciamo, una capacità di stare sul palco fuori dal comune, quindi balla, suona, canta, sempre tra l'altro su dei tacchi enormi, e che lui è già molto alto, capelli lunghi, quindi sembra un po' allampanato, però è impossibile non guardarlo, quindi un grandissimo showman e un grandissimo bassista. Passiamo quindi all'analisi del brano e andiamo a vedere quali sono gli aspetti salienti. E ricordo naturalmente che la trascrizione completa del brano è disponibile gratuitamente nel mio sito, che è www.angeliciluca.com. Allora, come potete leggere, il brano inizia, la linea di basso inizia dopo 6 minuti di attesa, dove c'è un intro di chitarra e percussioni, e inizia praticamente su questo tipo di arpeggio. Ok? Ed è particolare capire da dove deriva questa scelta. Praticamente in quel momento il pianista sta suonando un accordo di Sol maggiore settima e con il La al basso, e White decide di fare questa, appunto, linea d'accompagnamento, facendo suonare il La naturalmente a vuoto e utilizzando il Sol e di nuovo il La, quindi creando questo spostamento. Ok? Cosa molto particolare da evidenziare nell'accompagnamento, ribadisco appunto che White è un bassista di stampo groovoso, quindi molta attenzione a come porta il tempo, come porta il groove, è l'utilizzo delle note corte, note lunghe e l'utilizzo del levare. Se noi andiamo proprio a vedere l'accompagnamento della strofa, noi praticamente abbiamo un utilizzo del levare che è continuo. Ve lo faccio sentire. 1, 2, 3, 4. Anche questa prima frase, dove praticamente ci stiamo muovendo su tre accordi, che sono Re maggiore settima, Do diesis minore settima e Si minore settima, lui sceglie di accompagnare le note partendo proprio, a parte i primi due ottavi, utilizzando sul Do diesis e sul Si minore settima le note in levare, creando proprio questo movimento molto interessante del basso, che dà molta fluidità all'accompagnamento. E attenzione all'utilizzo appunto delle note corte e delle note lunghe. La prima croma e le altre due crome che cadono sul Do diesis e sul Si minore settima sono naturalmente puntate. Si sente proprio dall'effetto che dà, che la nota è una nota corta o puntata comunque. E quindi dà un senso ritmico molto forte. Avevamo già ragionato sull'utilizzo delle note lunghe, note corte. In questo caso è proprio palese l'utilizzo che ne fa. Andiamo avanti. Aggiungiamo quella che poi è la seconda parte dell'intro, diciamo, della strofa, della prima parte del verse, dove abbiamo detto il brano comincia così. Allora, questo gioco che fa praticamente dal Do diesis, Do diesis, Sol diesis, Mi, che poi va a Fa diesis. Noi stiamo ragionando appunto su quali accordi: Re maggiore settima, Do diesis minore settima, Si minore settima, Do diesis minore settima, Fa diesis minore settima, per poi ritornare praticamente di nuovo al Re. Quindi lui che cosa ha fatto sostanzialmente? Si è mosso lavorando sulle toniche degli accordi, ma utilizzando questo, diciamo, gioco basato sul levare, che noi troviamo soprattutto nella prima parte. Questa sensazione che abbiamo di sospeso è proprio legata al levare.
Tornerà poi spesso questo tipo di soluzione. Andiamo avanti con la parte successiva. Nella terza parte, diciamo, dell'accompagnamento del verso, lui modifica il giro facendo proprio questo passaggio. Quindi praticamente inverte il senso del, diciamo, dell'accompagnamento, invece che fare, quindi andare dal do diesis al fa diesis e utilizzarlo nell'ottava bassa, lo va a prendere nell'ottava alta, dando proprio una sensazione di movimento alla linea, molto intelligente perché con un piccolo stratagemma va a creare una linea che ha, diciamo, un sapore nuovo, diverso rispetto a quello che era stato fino adesso. E poi praticamente il brano si chiude con, ritorniamo con l'arpeggio iniziale. E questo è, diciamo, il fil rouge della strofa, come, diciamo, lui imposta l'accompagnamento della strofa. Quindi sempre attenzione alle note corte, note lunghe e all'utilizzo che fa nell'accompagnamento del levare. Quindi molto precisi sul levare, altrimenti non si ottiene quell'effetto lì. Andiamo al ritornello. Il ritornello ruota su quattro accordi che sono Si minore settima, Mi settima, Do diesis minore settima e Fa diesis minore settima. Praticamente stiamo ruotando sempre sullo stesso blocco di accordi, solo che vengono cambiati in funzione appunto del ritornello. Come suonano gli accordi ve li faccio sentire e vi spiego semplicemente le soluzioni che lui adotta. 1, 2, 3, 4. Ok, sostanzialmente che cosa fa in maniera molto semplice? Parte dal Si, si appoggia sul quinto grado e ritorna al Mi, quindi fa Si, fa diesis Mi. Poi passa, ripassa dal Si in maniera cromatica, arriva al Do diesis. E poi con lo stesso principio di prima chiude il passaggio e ritorna al Fa diesis. Più o meno ruota sempre su questo tipo di soluzione, chiudendo poi rifacendo la nostra solita citazione. Come vedete, diciamo, la linea in sé per sé è abbastanza semplice, non ci sono grandissime, diciamo, innovazioni o grandissime soluzioni armoniche o melodiche. Si limita a suonare sugli accordi utilizzando qualche volta dei cromatismi, appoggiandosi al quinto grado in alcuni casi e utilizzando, invece che sempre le note in battere, sempre alcune volte le note in levare, scusate. Quindi questo che cosa ci fa capire? Che a volte per avere una linea di basso efficace, che comunque sia sempre riconoscibile, non serve dover creare per forza delle soluzioni particolarmente complesse o geniali. Cioè un brano che si tiene. Noi lo possiamo riconoscere in qualsiasi, diciamo, contesto, sappiamo che con questo giro e con questa linea noi individuiamo tendenzialmente un brano così famoso come September, soprattutto se noi pensiamo, se io penso a una cosa del genere, penso subito a Verdi in White, agli Earth, Wind and Fire e a September, con un semplicissimo praticamente passaggio basato su una Meron e su un accordo in cui io suono, diciamo, uno slash chord. Quindi nulla di particolarmente complesso, ma sicuramente molto intelligente nella costruzione, perché con pochissimo siamo riusciti a ottenere qualcosa di assolutamente memorabile. Facciamo un ulteriore appunto su quello che è il suono di Worthing White. Allora, nei primissimi anni lui è un bassista, diciamo, di estrazione Fender, sicuramente. Se andiamo a vedere anche il video originale, sembra che suoni un basso di luteria con un unico pickup qui al centro e non vi saprei dire assolutamente cos'è. Tra l'altro, provate a guardare il video, lui cioè, è palese che sta suonando in playback, ma non tiene nemmeno conto della linea che lui ha registrato in studio. Invece, negli anni successivi, l'ho visto molto spesso utilizzare un Sadowski con configurazione PJ o un TRB 4P. Quindi sempre con configurazione PJ. Quindi il basso che ho scelto oggi è appunto questo Tribe che ha una configurazione PJ. Quindi mi sono andato a riavvicinare a quello che era idealmente il suono di Worthing White. Bene, ricordo appunto che la trascrizione completa del brano è disponibile nel sito. Come ogni volta, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di commentare, di lasciare un like e di possibilmente condividerlo con i vostri amici bassisti. Per ogni critica, commento, suggerimento sono sempre disponibile e cercherò di rispondervi nel minor tempo possibile.
Bene, ci vediamo allora direttamente la settimana prossima con una nuova lezione di basso in pillole e non mi resta che salutarvi. Ciao a tutti, a presto e buona musica, Luca.